Più giù, scendiamo ancora. Dobbiamo fare rifornimento. Adesso più a destra, verso destra. Ok. Scendiamo ancora un po', dobbiamo abbassarci. Sì, tra poco ci abbasseremo definitivamente, il serbatoio è quasi vuoto. Là, più avanti, vedo un riflesso. Dove? Da quella parte, sorvola quel punto, scendi, sorvola lì. C'era qualcosa, l'ho visto benissimo. L'incidente risale a 13 giorni fa. Quasi 2 settimane da sola nella giungla, amico. È troppo tempo. Dobbiamo trovarla. Tredici giorni. Veramente. Piccola eroina, ti serve un portafortuna? Ecco, è la tua buona stella e tutto andrà bene, ok? Sì. Mi raccomando, auguri. Grazie. Oh, sembra una cosa seria. Devo occuparmi di questa emergenza prima che sia troppo tardi. Sì, credo che la mano sia... No, preferisco accertarmene di persona. È assicurato, altrimenti la amputo subito. Amputare? Certo. Venga con me. Questo è uno dei modi migliori per procurarsi dei guai. Ho davvero qualcosa alla mano. Accidenti, Robert. Dove hai la testa? Sta più attento. Siediti. Fa vedere. Mi sembrava il momento giusto. Queste sono le tue. Vieni quando ne hai voglia. Ok? Ok. Meglio che porti con sé una bara. Sì, di legno di quercia. No, degli addobbi mi occuperò di persona. Ho pensato a dei garofani bianchi e rosa antico. Rigor mortis, un momento, provo a sentire. No, no, tranquillo. Secondo me... muove. E qui. Katinka. Mi dici cosa ho fatto per meritarti? Non lo so neanche io. Fai una cosa. Zitto. Stringimi forte e basta. Thank you.
vado a preparare colazioni per uomini più vecchi di te. Ma tu devi proprio fare sempre questi turni? Anne mi toglierebbe la testa e senza testa niente baci. Ciao. Katinka, per la camera da letto, dammi ancora un po' di tempo. Ti amo anch'io. Buongiorno. Già fatto colazione? Grazie. Sorridi di primo mattino. Hai avuto l'incarico per lo shopping center, eh? No, ieri ho dato a Katia le chiavi di casa. Prima le chiavi, poi l'anello, è chiaro. Perché invece non ti cerchi un'altra casa con lei, Grazie. Hai un'aria raggiante. Lui mi rende così felice, anche se vive in un mondo tanto diverso. Almeno non ha lasciato da qualche parte moglie e figli come il tuo ex. C'è comunque l'ombra della moglie morta che incombe. Com'è possibile competere con una morta? Come fai tu vivendo? Ciao Robert, ho incontrato una donna che assomiglia tanto a Iris, Raimondo. Non è possibile. Ciao. 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 Come mai già qui? Ho finito prima. Oh. Che succede? Ti ho già parlato di Raimondo, vero? Il pilota con il quale a suo tempo ho cercato Iris in Amazzonia. Sì. Guarda. Me l'ha mandata per email. In realtà non è possibile. È Iris. Non lo so. La foto è anche un po' sfocata. Katia! Arrivo. E quindi? Ho pensato che forse potremmo andarci insieme. Che ne pensi? No, non è una buona idea. Non posso partire così all'improvviso per il Brasile. Io devo... Robert, io ti amo. E capisco anche come ti senti, ma... È da solo che devi chiarirti. La 4, arresto cardiaco. Sta arrivando il primario. Sbrigati. Mi dispiace. Ora devo andare. Tu intanto prenota il volo e poi ne parleremo, va bene? Va bene. Katinka. Non scapperò, tranquillo. Io ti amo. Anch'io ti amo. Strano ritrovarmi qui dopo 5 anni. Mi fa piacere rivederti, Raimondo. Fa piacere anche a me. Molto, Robert. Non lavora soltanto sulla barca turistica, ma vive anche con i proprietari della barca. Si chiamano Carl e Cecilia Lorindo Pfluger. Sono miei compatrioti. Lui sì, lei è brasileira. Ah. La barca è qui al porto di Belém. Domani fanno un tour a Papagaio, la Ilha do Papagaio. Ah, grazie.
domani saprai se è Iris oppure no. Già. Ti penso tanto, sogni d'oro. Hello, are you looking for boat? You want white beach, mosquito? No, I'm searching for Ilo do Papagaio. Oh, Ilo do Papagaio, this way. Okay, okay. Obrigado. De nada, thank you. Iris! 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 Ho pensato che fosse lei, le assomiglia molto, altri capelli, ma non mi ha riconosciuto, mi ha preso per un turista. È stata una vera stupidaggine venire qui, Katinka. Cercherò un volo per partire domani mattina. A proposito, forse non sai che chi rientra dal Brasile viene messo in quarantena? Sì, certo, ti piacerebbe. Fammi sapere quando hai il volo. Certo, mi manchi tanto. Stammi bene, amore. Sì. Poverino, è ancora sconvolto. Nessuno può immaginare che cosa stia passando e... Sì, l'ha trovata. Sì. E l'ha guardata negli occhi. E? Niente, non è lei. Ah. È impossibile, non poteva essere. Dopo 5 anni si sarebbe fatta viva in qualche modo, non credi? Centinaia di uomini e donne usciti per prendere le sigarette e non tornano più. Ognuno di noi ogni tanto ha voglia di ricominciare da capo senza impegni. Ma poi non lo facciamo mai. Grazie. De nada. Oh. Il prossimo volo parte tra 2 giorni, l'ho prenotato. E perché? Perché non ha senso, Raimondo. Non credo che quella sia Iris. Per 5 anni hai voluto sapere com'era andata e ora è l'occasione di conoscere la verità. Casa sua è su un'isola sul Rio Guama. C'è un piccolo cantiere per barche e anche qualche camera da affittare. Magari è una parente di Carla. È tutto così assurdo, così surreale. Di cosa hai paura? Che sia lei oppure che non lo sia? Non lo so davvero. Ci sei innamorato di un'altra, vero amico? Mm? Sì, è anche questo. Adesso mi incuriosisci. Chi è l'angelo che ti ha fatto tornare il sorriso? Si chiama Katia. L'ho conosciuta in ospedale, fa l'infermiera. Mi fa stare bene. Katia, amico, brindo a questo amore. Saúde. Saúde.
Ciao. Ciao, Carl. Ci vediamo domani. Iris! 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 È lei, quella risata. È la stessa risata di Iris. E allora perché non ti ha riconosciuto? Non lo so, Raimondo. Può darsi che finga. Lo devo scoprire. Buona fortuna e buon viaggio. Grazie, chiamami se ciao. Serve. A presto. Mi scusi. Per caso avete camere libere da voi? Al momento ne abbiamo solamente una libera. Salga a bordo. Fantastico. È da tanto in Brasile? È qui che è iniziata la mia vita. Ah, sì? Niente nostalgia? Ah, sa, che sia qui o là, la mia patria è mia moglie. E lei? È la prima volta? No, sono già stato qui. Ah, bene. Para o barco não virar, senão isto tudo será comida de peixe. Esquenta, obrigado. Bacche di Acai, l'oro di questa zona. Danno tanta energia, così dicono. Allora dovrei provarle. Ho portato un ospite. Questa è la mia patria, Cecilia. Buongia. Buongia. Prego, venga. Dietro al capanno c'è un sentiero che porta nella foresta. Ma anche se non tutti i serpenti mordono, se lei non se ne intende molto, meglio andarci accompagnato, capito? Per il resto può muoversi liberamente. Perfino nuotare se ne va. È questa. Grazie. Ok, allora più tardi. Certo, i giovani sono attratti dalla città, che non è tanto distante, ma quasi tutti ritornano qui prima o poi. Non dimentichiamoci che c'è anche il bar di Paolo, molto vicino. Muito bom. Obrigada. Pirarucu. Si chiama così. Qui può raggiungere i 4 metri. Non vi sentite ogni tanto un po' soli qua giù? Cosa? Sentirci soli? No, no, non sappiamo cosa significhi. Obrigado, Robert.
Marco, mio figlio. E? Yara. Yara? Mm-hmm. Buongia. Giorno. Buongiorno. Yara. E tu? Io sono Robert. Ah. Qualcosa non va? Io ti ho vista ieri al porto di Belém. Con un uomo. È il tuo compagno. Un attimo. Ti prego, aspetta un attimo. Scusami. È che tu mi ricordi moltissimo un'altra persona. Piantatela, state buoni. Sono terribili. Oh, venga, menina. Venga. Venga. Vuole? Prego. Ecco a lei. Preferisce mango o papaya? Tu cosa preferisci? Aspetta, aspetta, fammi indovinare. A te piace di più il mango? Prego. È così divertente lavorare con i turisti? Sono solo i turisti a lamentarsi degli altri turisti. Siete un'azienda familiare, vero? Avete figli? Yara, salpiamo! Vieni! Arrivo! Lei ne ha? No. Oh! Il boto è un delfino di fiume delle acque del Rio delle Amazzoni, una specie autoctona. Venga! Venga! Si dice che i delfini di notte si trasformino in bellissimi giovani che vengono sulla terraferma. Sanno essere splendidi amanti e per questo le donne li lasciano entrare volentieri nelle loro camere da letto. Il mattino dopo si trasformano di nuovo e spariscono nel fiume. Molto comodo! Senza nessuna responsabilità. E non gli porti la colazione. Nel passato le donne erano più romantiche. Su alcuni certificati di nascita, il boto è registrato come padre naturale, già? Madre single con bambino delfino cerca uomo benestante. Speriamo lo trovi. E tu, da dove vieni, Yara? Dal Rio delle Amazzoni, è chiaro. Mio padre era un delfino. No, voglio dire di che nazionalità sei. Brasiliana. Iris. Iris. Iris.
Obrigado. De nada. E lei? Di che cosa si occupa quando non fa il turista? Una volta mi piaceva navigare. E poi? Non l'ha più fatto? Ho scelto di costruire sulla terraferma perché la mia ragazza faceva l'architetto. Sono ingegnere strutturista. Appartamenti nelle grandi città. Molto interessante, ma naturalmente è molto diverso dal vivere nella giungla e costruire barche. Ah, sì? E di cosa si occupa la gente di qui? Che lavoro fa? Pesca, turismo, esportazione di carni. E la CAI, si ricorda la bacca miracolosa? Ci sono migliaia di materie prime, naturalmente erbe mediche della foresta pluviale, tanto ricercate dai grandi colossi farmaceutici in America e in Europa. Ma non ci faremo più saccheggiare dai colonialisti, come hanno fatto i baroni del caucciù. Solo perché voi possiate rimpinzarvi di qualche schifezza per restare magri e non invecchiare più dei vostri cervelli. Come, Marco? Come? Lasciami stare. La gente di città di qui la pensa allo stesso modo, Marco. Ha conosciuto Annabella? Annabella? Marco l'ha salvata. Conosce la foresta quasi come Cecilia. Solo che la foresta pluviale non è un supermercato dove prendi quello che ti serve. È un miracolo della natura che va protetto. Mi larga. Per favore. Piccolina mia. Vieni, Yara. Tranquilla. Andiamo a fare un giro in barca. E vieni anche Annabella. Vieni, piccola. Vieni qui. Lasciala in pace, Robert. Cosa? Amore, finalmente. Mi dispiace di non essermi fatto sentire da tanto, ma... No, io sto bene, ma... Sì, ma è completamente cambiata, non mi riconosce nemmeno. Katinka, ho bisogno ancora di un po' di tempo, sei d'accordo? Ti sono vicina. Sempre e comunque. Tesoro, ti prego, abbi cura di te. Ah? Sì, tranquilla. Anche tu. Ciao. Ciao. Signor Meissner. Cosa è successo? L'infermiere mi ha detto che non posso andare da mia moglie. Non è giusto. No. Ci penso io. Ok, a dopo. Posso parlarti un attimo? Certo. Clemens, non riesci a capire i sentimenti. Il signor Meissner ha dormito per 50 anni della sua vita accanto alla sua adorata moglie, in totale simbiosi. La moglie è molto ammalata e lui vuole solo starle accanto. Cosa c'è di tanto grave se passa la notte vicino a lei? Mi dici chi è questo Meissner? È l'uomo che tu, in base a un assurdo regolamento, hai appena mandato a casa senza la minima esitazione. Abbiamo precisi orari di visita, ai quali si attengono tutti. Senti... Potresti fare semplicemente il tuo lavoro invece di atteggiarti a capo della struttura. Vuoi essere abbracciata? Oh sì, per favore. Va a casa, me la vedo io. Ok. Grazie.
forza, fuori di qui! Prendi le tue cose e sparisci! 5 anni fa, il 16 maggio, mia moglie Iris Wegner... Eccola! Iris Wegner, mia moglie, è partita con un velivolo ultraleggero da Belém con destinazione Roraima, ma non è mai arrivata. Le ricerche da parte delle autorità sul luogo del disastro sono state interrotte dopo 2 settimane. Io ho continuato le ricerche fino alla stagione delle piogge senza successo. E adesso, dopo 5 anni, è comparsa a un tratto una foto recente. Di mia moglie, finora creduta morta. Ecco, questa sei tu, Yara. Sei tu! Yara! Yara! Aspetta, Yara! Non scappare! Yara! Vieni qua. Forza, vieni a sederti. Cecilia penserà a lei. Anori. Il mio vecchio amico Anori, un indio, l'ha trovata quasi morta di fame in preda al delirio in mezzo alla foresta pluviale. Deve aver vagato per giorni nel fitto della foresta finché lui l'ha ricoverata nella sua capanna e così l'ha salvata. Anori ha estratto tutte le bestiacce dalle sue ferite, ha curato la lesione alla testa. Aveva varie costole fratturate e le aveva steccato il braccio. Dopo qualche giorno, in preda alla febbre, ha mormorato qualche parola. Anori ha riconosciuto il suono e l'ha affidata alla sua famiglia. Poi ha viaggiato per 3 giorni e 3 notti per venire a prendere me e mia moglie. Con molta fatica l'abbiamo rimessa in forze. E 3 settimane dopo era in condizione di salire sulla nostra barca per essere portata qui. Quando sono arrivati, la gente ha creduto di vedere un fantasma. Era ridotta molto male. Capimmo immediatamente che non avrebbe ricordato nulla del proprio passato. Tutto dimenticato, come fosse appena nata. I progressi sono stati molto lenti. Marco l'ha poi aiutata poco a poco a riordinare tutte le parole che le vorticavano confuse nella testa. Sì, questo... Sì, questo è tutto davvero molto ammirevole da parte vostra. Ma perché mai non l'avete portata in un ospedale? Nos fizemos. L'abbiamo fatto. Ma il neurologo di Belém ha potuto solo constatare che l'emorragia cerebrale si era fermata e che l'aneurisma con il tempo si sarebbe lentamente riassorbito. A volte i ricordi tornano parzialmente e a volte no, invece. E isso. È così. E adesso? Qualcosa poi è riemerso oppure proprio niente? Oh, certo. Incubi, nient'altro. Yara aveva bisogno solamente di tempo e le serviva un posto dove potersi di nuovo orientare. Ma soprattutto aveva bisogno di un posto dove poter ritornare in forze. E lo ha trovato. Lei sta bene, molto bene qui. Tutti questi anni ho sperato tanto di poterti finalmente ritrovare. E adesso sei qui. Sei vicino a me. E sei viva. E questo è... Già. È troppo tutto in una volta. Non sai chi sono. A un tratto arriva un perfetto estraneo che ti dice addirittura di essere tuo marito. È assurdo. Questa non sono io. Siamo stati insieme per 9 anni. Eravamo sposati. Ci amavamo. Volevi dei figli, avevamo dei progetti. La tua Iris è morta. Vattene. Stai sconvolgendo le nostre vite. Oh.
Sta dormendo? Sì. Era troppo per lei. Troppo in un solo giorno. Perché non avete mai voluto scoprire la provenienza di Iris? Di Yara, da dove veniva? Sono molti i motivi per non voler più avere a che fare con la propria vita passata. Ma Iris non aveva alcun problema a casa. È della tua vita che stai parlando adesso, Carl? O sbaglio? Yara ha voluto così. Noi non l'abbiamo mai costretta. Quindi ti prego di lasciarla in pace. Sono esattamente 40 anni che questa splendida ragazza, passando sul molo del porto, è salita sul battello che mi doveva portare da Belém a Manaus. Mi sono voltato verso il mio migliore amico e gli ho detto: quella è la donna della mia vita. E così sono andato da lei e le ho detto... Che ti ho detto esattamente? Ha detto: ci sono cose al mondo che sono destinate a restare unite. È andata veramente così. E da allora non si sono più lasciati. Così non sono andato a Manaus. Ho preparato un ottimo dolce e 3 settimane dopo eravamo sposati. Da tanti anni ci siamo promessi che ci saremmo presi cura l'uno dell'altro per tutta la vita. E in effetti ci siamo sempre riusciti. Tu mi hai donato amicizia, fiducia e amore. Grazie, Cecilia. Voglio solo dirvi che vi sono grato per tutto quello che ho avuto dai genitori più amati del mondo. Ed è per me un enorme peso, credetemi, dover riuscire un giorno a superare la vostra immensa felicità. A un matrimonio felice. Saúde! 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 Obrigado! Marco! Lasciati abbracciare, Yara! Katia. Ti aiuto. Vieni, dimmi cosa succede. Io l'ho anche lasciato partire. Certo, va dalla tua povera ex moglie. Va pure, tanto non scappo. Brindo alla mia imbecillità. A questo io non brindo. Non vuoi andarci, vero? No. Non corro dietro a un uomo. A questo brindo. D'accordo. Alla fine lui tornerà. È un uomo concreto che costruisce delle case molto belle. Noi salviamo vite umane. Posso cavarmela anche da sola. Non mi serve un uomo che non mi vuole. Ho moltissimi amici. Accidenti. Non posso farne a meno, devo andarci. Non sopporto più questa storia. Adesso ti ci metti anche tu. Cerca di capire. No, che vada al diavolo. Calmati, Marco. E facci anche tu. Per favore, Marco. Marco. Robert, queste notti non le avrai mai a casa. Prendi qualcosa al bar. Marco, che succede? Posso aiutarti? Sparisci. È la cosa migliore che puoi fare per lei. Anche se lei non lo ricorda, è mia moglie. Tu non puoi obbligarlo.
No, no. Fa vedere. Mi dispiace. Non fa niente. È colpa mia. Ho detto a Marco che voglio passare un po' di tempo con te. Ho pensato che potrei farti vedere il posto dove mi ha trovata Anori. Se va anche a te, Robert. Sì. Accidenti. E adesso? Le pagaie. Dammene una. Posto? Dai. Là, davanti a te. Qui? Sì. Ok. Così ti verrà il singhiozzo. Che stai facendo? Non puoi fare il bagno. Vieni, è magnifico. È pericoloso, possono esserci anche i caimani. Hanno paura di noi. E i piranha, qui ci sono i piranha. Quelli se li mangiano gli anaconda. Vieni. Hai paura? Lo sai? Sono più pericolose le sirene. Qualche volta ne emerge una, sconvolge la mente di un uomo e lo trascina a fondo. Ah! Iris! Robert! Che succede? Robert! Che succede? Non l'hai ancora capito. Sono una figlia del rio dell'Amazzoni.
Una sirena che prende quello che vuole. Mi hai fatto spaventare. Non lo farò più. Non so come riempire questo enorme vuoto che ho nella mia mente. Carla e Cecilia sono la mia famiglia. E anche Marco. Dal momento in cui mi sono ritrovata qui, non c'erano altri, non c'era Iris. In fondo, quello che vedi è dove sono nata. Se lo vuoi, io ti posso raccontare il tuo passato. Che ne è dei miei genitori? Sono scomparsi da molto tempo. Ah, sì? Tua madre è morta quando avevi 3 anni. Inge. 3 anni. Tuo padre 6 anni fa. Ernst Evers, un architetto molto conosciuto. E tu hai voluto seguire le sue orme. Inge e Ernst Evers. Che vuol dire seguire le sue orme? Che hai seguito il suo percorso e avevi davanti a te esattamente la sua stessa carriera di brillante architetto. E mi voleva bene? Sì, molto. Era molto orgoglioso di te. E com'era il tuo rapporto con Iris? Bah, com'era? Eravamo una squadra affiatata. E? Eravamo una coppia innamorata. Facevamo molte cose insieme. Mostre, teatri, cose così. Io ti ammiravo molto. Potevamo parlare di tutto. Ci fidavamo l'uno dell'altra. Eravamo felici? Certo. Forse non 365 giorni all'anno, ma tutto sommato lo eravamo. Io sempre. Ogni giorno. Promettimi che sarà così per sempre. Perché ero venuta qui, in Brasile? C'è stato un concorso internazionale e tu l'hai vinto. Per la costruzione di una nuova università a San Paolo che avresti dovuto progettare. Hai un talento enorme. Se vuoi sapere qualcos'altro, chiedi pure. Thank you.
Buongiorno. Colazione. È successo qualcosa? Niente. Yara, sei diversa da ieri. Adesso dovremmo preoccuparci del motore. Che vuol dire adesso? Questa notte non ha significato niente. Forse sono una di quelle che ogni tanto passa la notte con un uomo delfino e il mattino dopo lui non c'è più. Sei impazzita. Se non ti è piaciuto, è stato un errore. Un errore? E io dovrei semplicemente dimenticare. Come credi che possa farlo? Allora? Riuscirò ad aggiustarlo. Se no, dovremo tornare indietro a forza di pagaie. No. Attento che non ti veda qualche indio con quella pittura di guerra. C'è. Qualcosa mi ha morso. Va già meglio. Non sembra un morso di serpente. Fanno due buchi, ma molto più distanziati. Sarà stato un ragno. Ragno? Adorano le scarpe. Questo punto è tumefatto dal veleno. Lo sanno anche i bambini che nella giungla bisogna scuotere le scarpe prima di metterle. Peccato non essere andato a scuola qui. Dannata giungla. Robert! Robert, svegliati. Ah. Torno tra un attimo. Robert, Robert, tieni, tieni, bevi questo. Coraggio. Katinka. Katinka. Tranquillo. Katinka. Dormi.
Yara! Carl! Anori! Vieni! Robert! Sei salvo, è arrivato Carl! Ehi. Hai dormito per tutto il viaggio di ritorno. Mi sento male. È un buon segno. Tieni, bevi. Dai. Che cos'è che mi ha morso? Secondo Anori una tarantola. Ma piccola. Oh. Devi bere molto. Tieni. Bravo così. Non ti abbiamo amputato. Katinka sarà felice. Katinka? Come fai a sapere di lei? Raimondo? Sì. Ah, sei tu. Ciao. E io sono Katia. Ah, sono felice di conoscere la compagna di Robert. Andiamo direttamente da lui? Certo. Grazie. Da nada. Lasciate un messaggio. Ciao Katinka, sono Robert. Mi dispiace di non essermi fatto sentire, ma qui la situazione era così confusa. Ascolta, amore, tornerò a casa il prima possibile, ok? Ti racconterò tutto con calma. Ti amo. A presto. Io prenderò il primo volo disponibile per tornare a casa. Volevo solo dirvi questo. Vengo con te. Yara, ma tu qui sei felice? Marco, io devo sapere chi ero. Hai sempre detto che il passato ti faceva paura. Per questo vado. Figlio da puttana! No, 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 Marco! Fermo, Marco! No! Lasciala andare. Tornerà di sua volontà. E se lui poi non la lascia andare? Non spetta a me o a te prendere questa decisione. Deciderà lei. Manco dalla Germania da 35 anni. Non ho nostalgia. Io so, al contrario di Yara, dove non voglio tornare. Qualunque cosa accada, tu rimarrai per sempre il mio migliore amico. Io non voglio essere il tuo migliore amico. Marco, Marco, sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato prima o poi. Non ci mettere anche tu. Lasciami in pace. Thank you.
Hai paura? Un po'. Anch'io. Robert mi fa volare senza carburanti. Tu vuoi che io navighi alla cieca? Mi volete morto. È lontano? Katia, non possiamo farcela. Di notte non possiamo passare per un canale tanto stretto, tantomeno con la bassa marea. Tu e il tuo compagno siete due testardi. Ah, mio amico Marcos. Mulheres, mulheres, mulheres. Só quando a gente perde, meu amigo, é que a gente sabe quanto vale uma dor de cotovelo, quanto é bom. Passeremo la notte qui, Sally. Domattina ti porterò da lui, ce la faremo. Raimundo, Raimundo, ancorar nesse escuro, tá maluco? Fala isso pra ela. Não tem condições. Não tem condições. Isso não dá. Ma cosa dice? Carl, secondo te, Yara troverà quello che cerca? Vallo a sapere. Io non invidio nessuno dei due per quello che è capitato. Yara ha bisogno di certezze. Altrimenti la paura di quello che lei poteva essere non la abbandonerà mai. Lei deve sapere chi è. Andiamo. Ciao. Ciao. Dammi. Dov'è Marco? Non si è più visto. Katia, finalmente. Sto andando all'aeroporto. Torno a casa. Katia, pronto? Prima rispondi a due domande. È tutto a posto? Riporti Iris a casa. Che dici? Hai passato la notte con lei. Katia, ascolta, io... Sì, l'hai fatto. Certo. Pronto? Katia, riporta Iris a casa. Ha passato la notte con lei. Che bastardo. Torna indietro, tesoro. Non posso. E non voglio più sentirlo. Allora cosa vuoi? Non lo so. Ma non prenderò il primo volo. Ti capisco, Katia, ma devi proprio. Sicura? Sì. Credo di sì. Mi dispiace tanto. Ciao, Anne. Torna presto. Accomodati.
Sorpresa! Un vero miracolo, pazzesco. Bodo, come hai fatto a sapere che noi... Si è prenoti due biglietti passando per l'ufficio di Marie. Come faccio a non venirlo a sapere? Salve. Sono Yara. Lei chi è? Ricordi, sono Mara. Mara. Siamo andate a scuola insieme. Aspettate, amici. Io devo prima spiegarvi una cosa. Iris, dall'incidente, soffre di un'amnesia totale. Questo vuol dire che lei non ricorda più nulla. Ha dimenticato tutto. La sua vita in Germania e anche chi aveva intorno. Me. Tutto. Non si chiama più neanche Iris. Si chiama Yara. Iris, Yara, che importanza vuoi che Nessuna. Abbia? L'importante è che tu sia tornata a casa. Ciao. Io sono Bodo e lui invece è Jürgen e lui... Bodo, aspetta un attimo. Al momento è meglio di no, capisci? Come vuoi. So che hai fatto tutto con le migliori intenzioni. Non devi preoccuparti, ok? Abbracciami. Grazie. Di niente. Ciao. Ciao. Abbi cura di te. Sì. Ciao. È rimasto tutto come lo hai lasciato. L'ho fatto io. Perché è tutto ancora qui? Non ce l'ho mai fatta a toglierli. Non riuscirò a ricordare. Sei appena arrivata. Ora riposati un po'. Domani è un altro giorno. Non voglio stare da sola. Ciao, Anne. Katia fa il turno di notte oggi, ho bisogno di parlarle. Troppo semplice. Cosa? Non mi risponde al telefono e non è neanche a casa. Che fine ha fatto? Hai davvero passato la notte con lei? Sei pazza, perché dovrebbe riguardarti? Dimmi dov'è, invece. Non è qui. Ma che vuol dire? Posso farci qualcosa se è ricomparsa mia moglie morta? Non è stata certo una mia scelta. Posso darti questo calmante? Ottimo per i nervi, offre la casa, prego. Anne, adesso mi dici dov'è e subito. Ora devi solamente lasciarla in pace. Devi vergognarti. Tieni. Senti, scusa, volevo dirti che io... che spero veramente che Yara torni qui con te. Tu eri al bar di Paolo? Ero scioccata anch'io. Lei è sparita col mio compagno. Robert è il tuo compagno? Sì. E mi farebbe molto piacere sapere cosa è successo. Sali. I tuoi vestiti pesanti.
Grazie. Hai progettato e arredato tutta la casa. Un lavoro molto impegnativo. Anche dopo l'orario di lavoro continuavi a darti da fare per sistemare la casa. E alla fine è venuta proprio come l'avevi progettata. Guarda, in quest'altro scatolone ci sono un paio di cose a cui Iris teneva molto. Da un'occhiata se vuoi. Ok, lo farò. Bene. Yara, ora devo andare al lavoro, devo farmi vedere al più presto. Va bene per te? Certo. Ok. Io torno verso l'ora di pranzo. Se vuoi, domani posso portarti alla tomba dei tuoi genitori. Sono solo 10 minuti a piedi da qui. Ti ho lasciato una chiave e il mio numero di cellulare nell'ingresso. Se ti serve qualcosa, non farti problemi, chiamami. A presto. La riunione per lo shopping center è alle 10. Accidenti, è un'area orrenda. È sparita. Chi? Iris, voglio dire Yara. Katia, non riesco a trovarla. Sai, se mia moglie si vedesse con il suo ex, nemmeno io rimarrei indifferente. Lascia passare un giorno, portale dei fiori e via con l'intero show romantico. No, un giorno non basterà, Bodo. Sa che abbiamo passato la notte insieme e ha tratto le conclusioni del caso. Tu sei stato con Yara, sul serio. Ma allora è tutto come una volta. Se posso fare qualcosa per te, dimmelo, qualunque cosa. Sì. E dove vai adesso? Che fai? Cerco Katinka. È lo shopping center. Lo sai che finanziariamente stiamo navigando controvento, amico mio, no? Lo so, Bodo, ma tu te la caverai. Anche senza di me, lo so. Dopo tutti questi anni non ha ancora disfatto la camera di Yara. Iris. Iris. Ho passato gli ultimi 5 anni con Yara ogni giorno. Iris chi è? E se in Germania torna a essere Iris? Chissà che cosa l'ha spinta a partire. Ma io l'aspetterò. Anche per altri 5 anni, finché lei si ricorderà di noi. Però sei un vero romantico. Ed è così grave? No. Avevo dimenticato com'era. Eterno amore e gratitudine per gli anni felici trascorsi insieme. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, ma io la conosco. Sono sicura di conoscerla. Ok, 5 minuti, vieni. Vengo. Katia ha studiato per 6 mesi per l'esame di specializzazione e adesso non lo farà. Voleva uscire dal pronto soccorso per fare meno turni di notte, avere più tempo per te. E adesso quel posto toccherà al nostro collega Clemens, è sicuro. Tu la ami tanto, vero? Anne, la mia vita in questo momento è un caos completo. Pensavo che Iris fosse viva, ho rischiato di morire e Katia è sparita. L'unica cosa che so per certo è che io la amo, sì, la amo. Ti prego, dimmi dove la trovo. Non voglio perderla, capisci? Katia mi taglierà la testa, poco ma sicuro. Ho il numero dell'hotel a Belém. A Belém, lei? Sì, è venuta a cercarti.
Incredibile. Tieni, copialo e poi riportamelo. Certo. Grazie, Anne. E se le farai ancora del male, io ti ammazzo, giuro. Fantastico quello che hai fatto, anche senza di me. Ascolta, mi serve ancora una cortesia. Prenota 2 biglietti aerei per Belém per oggi stesso. Sì. No, non vado per lavoro. Ti spiego tutto più tardi, ok? Grazie mille. Yara? Yara! Yara! Maledizione. Yara! Non ci sono nuovi messaggi. Eravamo felici, incredibilmente felici. Anche se negli ultimi 2 anni ci eravamo allontanati. Tutto è cominciato quando ci siamo trasferiti qui. Non avevamo quasi più tempo per noi, non ci divertivamo più. Poi c'è stata quella stupida lite. Quella che ti ha fatto partire per il Brasile, da sola. Sì, per prendere le distanze, dicevi. Invece io ti ho seguita perché pensavo di fare la pace e volevo parlare, volevo chiarire, capire cosa si era rotto tra noi. Ma... ero già morta. Sì. Eri già morta. Ti riporto a casa. Sì. Addio. Sorpresa. Yara. Non sapevo che si potesse sentire tanto la mancanza di un amico. Katia, parliamo. Mi dispiace tanto, ti prego. Anche a me. Ti prego, solo un attimo. Non funziona così, vattene e basta. Com'è che funziona? E che ne so? Ma così no.
Che cosa sei venuto a fare, eh? Un altro viaggio di nozze? Katinka, ti prego. Non osare toccarmi. Che cosa vuoi? Te, Katinka, te. Con Iris è finita per sempre, lei è morta. Anche Katinka. Robert, io vi ho visti. Cosa? Dove? Di che parli? Sulla barca, con lei fra le tue braccia. Katinka, hai detto tu che dovevo chiarirmi ed è esattamente quello che ho fatto. Mi devi credere. Io non devo niente. Hai fatto l'amore con lei, mi hai tradita e lo hai anche ammesso. Mi sono fidata di te. E tu che fai? Non credo che siamo fatti per stare insieme. Katia, io ti ho fatto molto male, lo so. Ma cosa devo dirti adesso? Non posso tornare indietro. Non ti accorgi che per anni e anni ti sei nascosto dietro il lutto perché nessuno ti si avvicinasse? Vigliacco! Perché mi hai trattata così? Perché nutrivo ancora una speranza. Perché ho creduto a un matrimonio che invece era già finito da un pezzo. Tu sei la persona più importante della mia vita. Lo sei sempre stata. Che cosa dovrei fare? Io ti amo. Lo sai, Robert. Negli ultimi giorni ho pensato a noi ogni momento, ogni secondo. Ed ero letteralmente terrorizzata. Ma non posso fare finta che non sia successo niente, lo capisci questo? Sì, lo capisco. Non sono più lo stesso, Katia. Vieni, facciamo quattro passi. Andiamo. A che serve, Robert? Serve tempo, non mettermi fretta.